Un saluto dal Centro Meteo Italiano. Ci siamo lasciati nel fine settimana dicendo che in seguito all'intensa fase di maltempo che ha colpito la nostra penisola, specie tra Liguria e Piemonte, dove abbiamo avuto danni ingenti in un contesto meteo tutto sommato piuttosto mite, specie al centro e al sud Italia, ci attendiamo un cambiamento radicale dello scenario meteo generale con la prima ondata di freddo della stagione invernale. Il tutto generato dal vasto anticiclone posizionato tra le isole britanniche e la Scandinavia, in sinergia con la depressione poco più a est e associate masse di aria piuttosto fredde a tutte le quote. Tra i due campi di pressione transita un flusso d'aria molto intenso di estrazione polare artica, il quale raggiunge le latitudini italiane, dove ci attendiamo un sensibile calo delle temperature, specie nella giornata di martedì 29, anche di 12-15 gradi in meno rispetto ai giorni precedenti. E se al nord Italia e sul versante tirrenico l'anticiclone assicura condizioni di tempo stabile con il sole prevalente, anche se il freddo sarà piuttosto intenso, specie in montagna o al primo mattino, sul medio, basso Adriatico e settori interni del centro-sud Italia possiamo attenderci la prima neve della stagione anche fino a quote piuttosto basse, tra Marche, Umbria e Abruzzo, durante le prime ore del mattino di mercoledì 29. Possibili fenomeni anche al sud Italia in giornata, nevosi in Appennino oltre i 600 metri di quota. Intensa ma anche veloce ondata di freddo, in quanto già dalla giornata di mercoledì e in quella di giovedì, tempo in miglioramento anche su medio e basso Adriatico con il sole prevalente su tutta l'Italia e temperature in aumento fino a valori più consoni con il periodo. E con questo è tutto, consultate la nuova app gratuita Meteo dove trovate anche le webcam di tutta Italia.